Benvenuti a tutti, ragazzuoli. Ops, scusate, ero fuori dal gioco e sono rientrata. Benvenuti in questo nuovo episodio riguardante il gameplay del New Game Plus di Rose su Dark Souls 3. Come state? Spero stiate tutti bene. Io me la cavo. Allora, prima di iniziare, vi ricordo di seguirmi su tutti i social, in particolare su Instagram, dove pubblico quotidianamente aggiornamenti riguardanti la mia vita off e online, e anche aggiornamenti riguardanti i miei canali, ovvero aggiornamenti riguardanti la programmazione qui su YouTube, che vi ricordo essere lunedì ore 13. Nuovo video di Dark Souls 3, New Game Plus, venerdì ore 13, nuovo video di Bendy and the Ink Machine, e ogni tre mercoledì, quindi due mercoledì no e un mercoledì sì, stavo per dire due mercoledì sì e uno no, invece è il contrario, un episodio di Alice. E in più io pubblico anche aggiornamenti riguardanti le mie live che faccio su Twitch quasi ogni giorno dalle 23 in poi. Chiacchieriamo. E vi ricordo anche che porto tanti bei giochini in blind, quindi se volete godervi le blind, io vi consiglio di seguirmi su Twitch e di rimanere aggiornati su quello che faccio quotidianamente guardando le mie storie su Instagram. Comunque, bando alle ciance e ciance alle bande. Noi ci eravamo lasciati qui, proprio qui, al falò, nell'altare del vincolo. Abbiamo sconfitto quel demone che c'era in quell'area opzionale, in realtà anche Gran Bosco possiamo dire che è opzionale come boss, cioè alla fine lo fai o non lo fai, vai avanti lo stesso. Però no, noi non ci accontentiamo. Lo so che io sono la stessa che ha balzato allegramente il re senza nome, ma non importa, facciamo finta che l'ho sconfitto e boh, no, in realtà non l'ho sconfitto e ho intenzione di farlo seriamente qui in New Game Plus, cerchiamo di sconfiggerlo. Mi hanno detto che è facile una volta che impari i moveset, come ogni boss. Andremo, cioè, staremo a vedere. Allora, io direi di acquistare delle frecce perché ci servono di legno. Ma sì, anche i dardi. Cioè, alla fine noi abbiamo un botto di soldi, quindi why not? Mi sa che ce l'abbiamo già, eh? Noi non ci facciamo mancare nulla, però. Al massimo cioè, le vendiamo. Allora, io gli oggetti doppi non li sopporto, quindi facciamo cioè una ripulita. Tranne le spade. Ok, cioè tipo la spada larga, la spada lunga, a me servono per le infusioni, quindi cioè fa sempre comodo avere una spada per ogni infusione, onestamente. Le spade leggere sono le migliori opzioni da scegliere per un combattimento, secondo me. Poi dipende. Io sono abituata così, quindi. Destruct. Stiamo guardando, l'accetta, le cose che abbiamo doppie. Lascia. Picca di... Rondello grande. Ok. Sono fissata con questa cosa qua, raga, cioè dovete capirlo. Dovete capire questa mia fissa, io voglio tutto perfetto. Non mi piace avere le cose doppie qua. E devo fare attenzione perché alcuni scudi li ho portati avanti.
Ok. Avere la collezione, no? Collezionista top. Fa sempre comodo, vendere i doppioni per le anime, però alla fine, cioè, guanti da lavoro 30, figurati quante anime possiamo ricavare. Però 100 di qua, 30 di là, intanto. Ok, vediamo gli anelli doppi che abbiamo. Coraggio, non ci facciamo niente del doppione. Io sono fatta così, raga. Scusate se sto perdendo un po' di tempo per vendere. Ma deve essere tutto perfetto. Lo sapete ormai. Due anelli di Flynn, due anelli di Flynn, due anelli del fuoco. Perfetto, ok. Be safe. Ah no, ok, non ho detto be safe. Dov'è Oakwood? Non c'è. Che dice, ce lo facciamo il nostro amico maestro spadaccino? Ce lo facciamo nel senso. Nel senso, vogliamo sconfiggerlo. Non mi ricordo se l'abbiamo sconfitto. Ah, sì che l'abbiamo sconfitto. Sì, l'abbiamo sconfitto. Oh, io non ricordo niente, raga. Sono una cosa vergognosa. Davvero. Ma mi sa che l'abbiamo sconfitto. Vediamo, vediamo, vediamo subito se l'abbiamo sconfitto. Forse ci ha lasciato il drop. Sì, esatto, dobbiamo prendere il drop. Ok. Non ho intenzione di morire di nuovo. Non oggi. Non abbiamo fretta. Non c'è fretta, ragazzuoli. Non c'è minimamente fretta. Perché far tutto così? Quella zona facciamo con calma. Al momento concentriamoci su Gran Bosco, che è quello che ci interessa. E teletrasportiamoci al falò. C'è la scheggia di. Ok, non ho la scheggia. Ah, prima però dobbiamo. Aspettate, aspettate, mi stavo dimenticando di questa cosa qua. Prima di ogni cosa. Non mi ricordo dov'è però. Forse è qua. Dobbiamo liberare un nostro amico che non abbiamo liberato. Non mi ricordo dov'è però. Cavolo è? Qua forse da qualche parte. No, non è di là, è di qua allora. No, non è neanche di qua.
No, raga, è di qua. Mi sono confusa. Ok, di qua, di qua. Dobbiamo liberare il ladrunco. Geirat, Geirat, Geirat. Sì, ma tu? Eh? Quanto può essere strunz? Sì, anche tu sei strunz. Perché questi sono veloci, eh? Quando ti prendono, non ti mollano più. Beh? Beh, ok, Emiliano. Ok, sì, perché qua io mi ricordavo che c'era qui, ok, il globo dell'occhio rosso incrinato, come cavolo si chiama. Mentre qui invece c'è il nostro amico. Vabbè, dai. Ci sta. Saltati in aria, tutti e due. Ok. Arrivo, tieni duro, non ti preoccupare, sto arrivando. You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old Ci sono già settlement of stata. undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. È già morta, mi dispiace. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Ma è ovvio. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Greyrat. Undead Settlement, Greyrat. and I Greyrat. Non promise to assist you. Geirat. La R mi sono Give dimenticata. this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Ciccino è morta. Mi dispiace deluderti, ma è morta. Ok, noi andiamo all'altare del vincolo perché lo becchiamo lì. Scusate, devo farla prima sta roba qua. Ma ciao, Oakwood. Yet to give in, eh? No. Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these lords of Cinder, these supposed legends? Let's take Aldrich for one, a right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig. Then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding Certo chance? che ce l'abbiamo, io sono. Ne sono la prova. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. Lo so, lo so. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. Lo Ci sono percorrerò, non ti guides, preoccupare. if you've the stone L'ho già for fatto. it. Scusate se commento, ma a parte che lui mi sta troppo antipatico.
Vabbè. Ho notato che è spuntato anche lui. Tra l'altro facciamo anche la sua quest, portiamo avanti anche la sua quest adesso. Perché è proprio lui che ci dà la chiave, se non mi sbaglio ce la dà adesso. O forse no, ce la darà più in là. Allora, ok, va bene zio. Fret not, for I am. Now. Allora. Quindi. Yoel adesso è morto. E c'è Yuria! Ciao! Oh, prithee. Art thou good yours, master? I am Yuria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou art a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Ma lo so. Lei ci dà sempre le stesse cose. Ok, sì. Ok. E qui abbiamo il nostro amico Greyrat. Oh, hello, you're back. And in one piece. Whatever trinket you need, just don't ask me where I've got them. Beh, se è un ladruncolo, immagino tu li abbia chiaramente rubati. Quello che ci interessa di lui è... ma lui vende anche il decotto di... Sì, 17! Cioè, ci ha dato 17 braci? What the... Ma... No, le ho vendute! No! Le mie braci! Le ho vendute! Ma perché sono così... No, vabbè. No, vabbè, io sono scemo. No, vabbè. No, vabbè, avevo 17 braci. Ora ne ho solo 3. Quanto posso essere... No, vabbè. She was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring as well. A little trinket of thanks, I suppose. No, vabbè, sono scema, raga. Io sono proprio scema. Quando uno è scemo, è scemo. C'è niente da fare. Goodbye. Oh, this place is a... Oh, hello, your hand in one piece. Goodbye. Mamma mia, raga, no, 17 braci. 17 braci. Io sono senza parole. Non so se l'avete notato, ma sono senza parole. Andiamo al ponte pericolante, su. Dai, ce le rifacciamo le braccia. Dai.
Non bisogna buttarsi giù, ormai quello che è fatto, fornace per il trasferimento. Tra l'altro ci serve, ecco per a cosa serve. Allora, Gran Bosco è opzionale, cioè potreste anche non farlo volendo, però è un boss opzionale molto importante, perché ci dà la fornace per il trasferimento, senza la quale Ludlet, ok? Il tizzone... No, Drick, porca... Mi ero dimenticata. Vabbè. Grazie alla quale Ludlet può trasferire le anime dei boss in armi. Quindi è importante, raga, Gran Bosco. E poi ve lo consiglio, cioè alla fine cosa vi costa? Non costa nulla, onestamente. È facile come boss. È molto facile, adesso lo vedrete. Lui invece è un po' una rogna. No, no, no. Porca vacca. Un po' una rogna. Oh, fatti beccare. No, 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 no. Eh sì. Non ci provare neanche per sogno. Ma io li posso fare? Non credo. No, non glielo posso fare. Oh. Per un attimo ho temuto di perdere. Catena vertebrale. Oh, scusate, un po' una rogna perché c'è... Cioè, porca vacca, mi ero completamente dimenticata della sua esistenza. Perché poi vi stavo anche parlando, avevo paura di perdere la braccia. Ne ho quattro adesso, una attiva e l'altra, cioè le altre tre ce le ho a parte. Però vedete, io ne avevo 17. Ne avrei avute 20. Se solo... Eh no, ciccino. Tu dai sanguinamento. Dai ciccino, mica tanto Ino. Vabbè, vi dicevo che comunque è importante la fornace per il trasferimento, perché Ludlet vi aiuta così. Cioè trasferendo, trasformando le anime dei lord che voi sconfiggete, dei signori dei tizioni che voi sconfiggete in appunto... armi, potete avere accesso ad armi speciali, quelle dei boss. Cosa ve lo dico a fare? Armi, anelli, ci sono anche degli anelli. Ed è importante. Adesso noi stiamo percorrendo al contrario. Porca vacca, questo è forte. Molto forte. E ci ha messo all'angolo. Non ti permetterò di prendermi. Grida pezzente. Stiamo percorrendo al contrario la strada. Adesso vedrete dove andiamo a finire. Era necessario. La lucertolina se n'è andata perché si è spaventata giustamente, vorrei ben dire. No, aspetta. Vabbè, ma io sono stupida! Lo sapevate già però questo.
sempre pensato ci fosse nascosto tipo qualche passaggio segreto, ma in realtà no. Però vabbè, la speranza è l'ultima a morire, come sempre. Sono testarda, sono testarda. Salta! Ce l'ho fatta. Qui in teoria c'era la lucertola di titanite, ma si è spaventata, quindi purello. Prossima volta che respawniamo... Ah! Avete capito? Che ritorniamo qui, comunque ricaricando l'area, dovremmo ritrovarla. Beh, frammenti di titanite sono sempre utili, raga. Sempre, sempre, sempre. Non mi chiedete il perché, ma veramente è una delle mie zone preferite questa. Davvero. Non lo so, è anche l'atmosfera. Dai, su, tizio! Lo vedo, ti vedo! Mi hai pure beccato. La frusta! Yeah! Troppo entusiasmo. Ecco, qui non ho mai capito cosa, cioè per quale motivo, boh, nascondiglio per la tizia, perché lassù, no, c'era appunto quella chierica che noi abbiamo sconfitto. Si chiama chierica, no? Aspettate, da come che si chiama? Ecco, cappello da l'evangelista, non la chierica, l'evangelista. Scusatemi se l'ho sempre chiamata chierica, ma ero convinta fosse una chierica, invece l'evangelista. Scusatemi. Mi sembrava strano, mi sembrava errato. L'evangelista. Cioè, lì c'è l'evangelista che ti lancia la maledizione, quella che ti provoca sanguinamento. Non è una maledizione, non so se è una maledizione, però. Dov'è? Ah, ma era questo, era lui? Era lui? Sì, era lui. Credo. Ce ne dovrebbe essere un altro. Ah, forse spunta da sopra. Da sopra spuntano sicuramente... Eccoli. Questi tizi. I ladruncoli. No, che era lui. Ok, si apre da sopra, è vero. Mi ero dimenticata. Vedi una carbonizzata. Opla. Un momento di sollievo.
Guardate che bella macchina aggeggio per le torture. È il momento di sollievo, vedete. Ok, possiamo dire di aver completato questa parte qui, perché adesso io apro la porta. Aprendo la porta, troviamo la zona da dove siamo arrivati noi. Falò. Sì. Quindi, ragazzuoli, direi di, con l'osso del ritorno, tornare assolutamente all'ultimo falò visitato, che sarebbe il ponte pericolante, se non mi sbaglio. Mi sa di sì. E da lì andare diretti per la nostra strada. Dovrebbe esserci la tizia, cioè la lucertolina. Sì, eccola lì. Si è triggerata? Mi sa di sì. No, è lì, ok. Noi andiamo a recuperarla. Aspetta, girati. Via. Mi dà fastidio. Ok. Non prendere tutti i drop. Davvero. Ma tanto. Vabbè, ma è inutile che io vi ripeta quanto mi dà fastidio non fare le cose in modo perfetto. Vai giù, cadi. Ma perché non cadere? Guardate quanta rabbia repressa questo tizio. Adesso vi faccio vedere come ci aiuterà il gigante. Come ci aiuta il gigante da lassù. Perché eccola là la torre. Guardate, noi arriviamo qui tranquillamente. Guardate il gigante. Olè. Ci aiuta in questa maniera qua. È importante che voi effettivamente lo sblocchiate, perché è un aiuto. Certo, non sempre efficace, come potete notare, però alla fine perché privarsene? Sì, zia, sei arrivato un po' in ritardo, però. Qua ci sono tanti bei oggettini. Sì, ma... Vabbè, non sempre può essere così tanto efficace, chiaramente. Tanto noi ci facciamo un giretto tranquillo. Cosa che non avremmo potuto fare, se prima non fossimo comunque andati lì, dal gigante. Là c'è un ladruncolino che pensa davvero di potermi fregare. Ah, invece l'ha fatto. No, vabbè, raga. L'ha fatto. Perfetto. Mi ha dato pure una fiaschetta. Ceneri del becchino che dobbiamo dare alla vecchia che sta all'altare del vincolo. Anello del veleno più uno. Adesso triggeriamo i nemici che stanno qui dentro. E noi intanto andiamoci a fare un giretto qui. No! No! Com'è stato possibile? No! No, raga, cosa ho fatto? Volevo saltare e ora... No, vabbè, raga, ma oggi è tutto un casino, un disastro totale. Prima le braci, ora questo. Ma allora, mamma mia. Alla fine siamo quasi arrivati a Gran Bosco, non è che manca tanto. E porca vacca. Oh, deve per forza andare qualcosa storto, perché sennò non va bene, Dai,
Sì, ok, giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Che ne dici? Che ne dici, zio? Ah, certo, stavi aspettando che io ti... Ho perso una braccia, è vero, non sono più in braccio. Vabbè. Vabbè, dai. Vabbè. Vabbè. Vedete, perché noi entriamo là dentro e andiamo lì. E siamo arrivati da Gran Bosco. Prima recuperiamo le anime, dai. Che dite? Perché se moriamo una seconda volta. E però, ma scusa. Guarda quanti! Sì, vabbè, però, dovevi aiutarmi. Un pochino mi hai aiutato, però, cioè, Ciccino. Ok. Nemici, nemici ovunque. Mi piace fare i salti con le capriole. È tutto più scenico così. Allora. Apriamo la porta. Perché io qua non ci ritorno, sia chiaro. Prendiamo il drop che ci siamo dimenticati qua di prendere. Una brace c'è, mi pare. Da qualche parte. Sì, qua. Via. Scappiamo. Ok. Perfetto, allora. Abbiamo 99 frecce. Diciamo che usiamo le frecce quelle normali, va. Che è meglio. Uno. E due. Vai, due alla volta. Poi. Dai, vieni. No, non vi azzardate a venire tutti e due insieme, eh? Dai, adesso tocca a te, dai. La tua fine tanto è già stata scritta. Mettiamo un punto. Dai, che ne dici? Perché rendere tutte le cose così complicate? Ok. Visto? Non era così difficile. Allora. Prima. Due. Poi. Due. E infine.
Vabbè, una alla volta. Vai, vieni. Vabbè, sì, certo, ce la devo sempre prendere, eh. È ovvio, le devo sempre prendere, se no non sono contenta. Dai, vieni. Dai, che poi devo far fuori Gran Bosco. Che è girato, vedete che è girato verso il muro. Guardatelo. Girato verso il muro. Non ha idea di quello che gli aspetta. Ok. Sì, sì, bro. Ok. Sei tranquillo che... Vai, vai, all'indietro. Whee! Ok. Olè. Sì. Porca vacca. Ma questo ok, no, no, okay, l'ho già fatto fuori. No. Porca vacca, ma ho perché ho cambiato? Perché? Perché ho cambiato? Sì, sì, ok, bro, ma no. Ma questo è da prendere, no? Sì, che è da prendere. Olè. Ve l'ho detto che è facile, è un po' complicato, ma neanche così tanto. Visto che ci ho dato la fornace per il trasferimento, tra l'altro. E ha sconfitto costui. Accendiamo il falò. E direi che possiamo tornare. Sì. Bel lavoro, grazie. Al ponte pericolante, ragazzuoli. Ponte pericolante. Perché è proprio lì.
ok? Che c'è il passaggio per la torre, vi ricordate? Ok, triggeriamo. Perfetto. Qui noi non abbiamo la chiave per... No, dov'è? Per la fogna qua, dove c'è Irina. Ok. Ma ne andiamo avanti. Perché possiamo raggiungerla. Sì, dai, 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 buttati, buttati. Buttati! Io spero vivamente che di non beccare, cioè di non subire troppi danni. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. È tutto calcolato, ragazzuoli. Via, 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 scappiamo. Ok. Siamo sicuri. Rosso. Qui è pieno di topini. Carini, carini. Ok. Sì, possono far paura in tanti, però no, sono facili da far fuori, da sconfiggere. Talismano del santo. Who is that? Someone there? Anyone? Oh, please. È un po' molesta. Chiunque tu sia, toccami, ti prego. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. C'è anche un personaggio su Elden Ring, Fia, mi sa che si chiami, non mi ricordo com'è che si chiama, che dice una roba simile, abbracciami, tipo, toccami. Entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Accettiamo il suo servizio. Thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Perfetto. Angelo più avanti. A me sta molto antipatica, però vabbè. Quindi punti di vista. E vedete, noi siamo riusciti ad arrivare qui.
senza troppe difficoltà, senza affrontare tutti quei brutti energumeni. You've gone and rescued her, have you? Eh sì. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Ma very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon. Ciao Egon. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ovviamente. Però sei anche carino. Dai. What's the matter? I am allied to you for as long as you. Ok. Me ne vo subito. So che c'è un'altra parte dove c'è Velka, la statua di Velka, dove praticamente pagando ti assolve i peccati, però noi vogliamo un attimo andare avanti, lo facciamo la prossima volta, che dite? Qui sotto c'è un nemico che mi dà troppo fastidio, cioè onestamente non mi piace, non mi è mai piaciuto, però lo dobbiamo affrontare per forza, diciamo che è un mini boss, cioè mini boss, cioè, proprio mini. E io dovrei aver scritto anche un messaggio. Stai attento a gelo, no? Forse qua. Prova a correre attraverso. Come prova a correre attraverso? No, non l'ho scritto. Io l'ho scritto magari qui, forse. Ma non appare. Uffa, volevo farvi leggere il mio messaggio. No, questi sono quelli letti. I miei iscritti? Dove sono i miei? No, è vero! Non li abbiamo scritti con Rose. Ok, niente. Scusate. Vabbè. Brava persona più avanti. Pronti? Prenderle. Io odio le creature di È stato tutto così veloce. Io odio le creature di Irithyll, davvero. Dalla danzatrice della Valle Boreale al a questo guardiano del gran sacerdote, non mi ricordo neanche più come si chiama. A Vort. Vabbè, Vort no. Vort no, dai. No, no. Vort no. Ma vi giuro. Ah! Questo cos'è? Il cavaliere devoto a Sullivan, se non mi sbaglio. Vabbè, ha un nome del genere. Ah, è stato veloce, eh? Ve l'ho detto io. Allora, adesso, raga, abbiamo completato questa parte qui. Noi ci salutiamo. La prossima volta ci vediamo direttamente all'altare del vincolo per portarci avanti di livello e per scoprire alcune cosucce tipo Oakwood cosa ci dirà adesso che abbiamo attraversato il passaggio che diceva lui. E niente raga, io vi saluto. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e diffondere il verbo di Dark Souls condividendo con i vostri amici se l'episodio vi è piaciuto. Ci becchiamo lunedì con Dark Souls, chiaramente. E niente, vi auguro un buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stiate facendo, a qualsiasi ora voi state effettivamente guardando questo video. Ormai è diventata una frase di rito questa. E nulla, recuperate i video delle altre serie, quella di Cuphead, che al momento ha soltanto un episodio e lo porteremo avanti più in là, quella di Bendy, quella di Alice e se volete la run con Rose, quella non New Game Plus di Dark Souls 3, ma che dite? Vi saluto, facciamo sedere a riposare Rose. E mi raccomando, seguitemi e mi fa piacere se voi ogni tanto passate in live. È sempre un piacere vedere le persone di YouTube passare su Twitch. Quindi vi aspetto lì se volete.
Ciao!